Ciao ragazzi, anche a voi è capitato molto spesso di trovarvi in situazioni scomode e noiose durante la quale non sapete davvero cosa fare? Buongiorno. Oh, ciao papà. Anche tu dal dentista, va? Eh sì, che ci posso fare? Beh, che ti dici? Niente, ogni tanto esco anche. E la tua ragazza? Mi ha lasciato. Ho trovato. About how you let the beast go. È capitato di trovarvi in una situazione del genere come al nostro amico Mattia? Ciao! In compagnia di Paolo? Ciao! Fortunatamente adesso esistono i giochi indie. Tanta voglia per tutti ragazzi! Siamo i Gaming Minds e speriamo con tutto il cuore che la piccola indie che vi sia piaciuta. Era giusto per introdurvi un po' dell'argomento della quale parleremo in questo breve video. Ovvero i giochi indie. Ma cosa sono questi giochi indie, Paolo? Allora, letteralmente videogioco indie o gioco indie significa videogioco indipendente. Questo deriva soprattutto dal fatto che è sviluppato da una persona singola ad un gruppo di 7 sviluppatori che sviluppano il gioco senza appoggiarsi a risorse monetarie di altri editori esterni. Quindi si basano solamente sulle proprie risorse. Sì. Adesso io vi parlerò della loro storia, ovvero dalla loro nascita fino ad oggi. Io invece tratterò principalmente del loro futuro e del loro sviluppo, quindi da oggi fino a domani. I giochi indie nascono all'inizio degli anni 90 unicamente su PC. Tuttavia, il costante aumento delle aspettative da parte del pubblico, specialmente dopo l'introduzione della grafica 3D, considerata all'epoca una grande novità, fece calare notevolmente la produzione di titoli già di un certo rilievo, favorendo invece le modificazioni di titoli già esistenti. A partire dalla seconda metà degli anni 2000, il genere conobbe una notevole diffusione, grazie soprattutto all'introduzione di nuove piattaforme per la distribuzione, come ad esempio Steam o Xbox Live Arcade, e all'introduzione di nuovi strumenti per lo sviluppo, come ad esempio Game Maker e Adobe Flash. Dal 2008 al 2010, alcune di queste produzioni hanno conosciuto un vero e proprio successo internazionale. Il più famoso di questi videogiochi indie, ancora adesso molto diffuso, è Minecraft. Passando ai giorni nostri invece, quest'ultima categoria di videogiochi, ovvero giochi indie, hanno avuto un aumento esponenziale. Infatti li possiamo trovare sia su PSN, su Steam, su Xbox Live, su Google Play Store, su Marketplace di Wix, dappertutto. Nonostante il grande successo e fama riscossi appunto con questi abbonamenti appena citati, la vera ricchezza di questi videogiochi indie si cela appunto nelle console portatili, negli iPad, negli iPhone, negli smartphone e tablet. Infatti, tanto sono sviluppati che l'Apple ha dedicato un'intera categoria nelle App Store dedicate a questi videogiochi. C'è una cosa che non riesco a comprendere. Questi sviluppatori si basano esclusivamente sulle loro risorse per produrre un nuovo gioco. Giustissimo, sì. Non affiliandosi a nessuna azienda. Perciò, da dove derivi il loro guadagno? Come detto poco fa, non avendo appunto editori esterni che li supportano, una delle fonti di guadagno è quella pubblicazione del loro titolo su store online, come PSN, Play Store, Xbox Live Arcade e via dicendo. Ma molti di questi sono gratuiti. Ottima osservazione. Allora ragazzi, non fatevi ingannare, unicamente il titolo è gratuito, ma se l'aprite troverete sicuramente acquisti in app, come per esempio la rimozione pubblicità o l'estensione del gioco. Alcuni titoli di questi più famosi sono Loop Drive, Minecraft, Valiant Hearts, sviluppato da Ubisoft, che ha riscosso un sacco di successo. One More Dash,
Simulator e Goat Simulator Z, l'ultimo appena uscito. Limbo. Monument Valley. Beh ragazzi, il video si conclude qui. Noi vi abbiamo fornito un quadro generale di quello che sono stati i videogiochi indie fino... Sì, ho capito. Ma come si chiamava il primo gioco che avevi detto? Loop Drive? Quello delle macchine che girano, tutto. Sì. Perfettissimo. Ci siamo visti, ciao! Beh ragazzi, come vi stavo dicendo, il video si conclude qui. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Un saluto da Andrea e da Ma dove è finito? Paolo! Andiamolo a prendere. Ah, Paolo, sei qui! Che cosa devo fare? Sto giocando tutti i live. Dobbiamo finire il video. Finisco io. Lasciate un mi piace e un commento. Alla prossima. Ciao!